È stato un attore, ha lavorato con Edoardo De Filippo e con Paolo Villaggio. Subito dopo la sigla parlerò di Giuseppe Anatrelli. Nasce a Napoli il 3 gennaio del 1925. Si forma inizialmente con la rivista, un genere ovviamente dello spettacolo molto in voga tra gli anni 40 e 50. È comunque un attore che nasce proprio originariamente con le filodrammatiche. Fece insomma tanta gavetta a partire dagli anni 40, aveva appena 15 anni, con tante macchiette, con tante farse, con moltissime sceneggiate. Anatrelli comunque tra gli anni 40 e 50, Anatrelli nella sua città Napoli portava in scena delle piccole burlette, dei melodrammi in dialetto napoletano. Il ruolo sul quale lui punta di più è quello brillante, spiritoso, allegro. Poi inizia a fare sul serio, siamo dopo gli anni 50 e come tanti ma bravi attori napoletani entra nella compagnia di Edoardo De Filippo. Nel 1953 infatti partecipa alla commedia con il grande drammaturgo napoletano Miseria e nobiltà. A teatro in quegli anni lavorò anche con Titina, con Peppino De Filippo e tra l'altro con Edoardo De Filippo esordisce anche al cinema. Inizialmente ovviamente sono piccole parti, per esempio nel film Totò Truffa, a piccole parti cinematografiche lui abbina sempre il lavoro teatrale e quello che in realtà gli dà da mangiare. E tra l'altro in quel periodo lavora con Mario Scarpetta. Poi arriva un piccolo punto a suo favore, una piccola parte al cinema ed è lì che si fa conoscere. È il film di Nanni Loi del 1971, Detenuto in attesa di giudizio. Da quel momento infatti si accorgono di questo talentuoso, brillante attore caratterista napoletano un po' tutti e passa soltanto qualche anno, è il 1975, il suo anno di grazia. È l'anno in cui infatti Anatrelli esplode. Quell'anno infatti, il 1975, segna in realtà l'esposizione attoriale di Anatrelli nel cinema, inizialmente sempre con piccoli ruoli, ma via via sempre più crescenti. È così Il letto in piazza di Bruno Gaburri di quell'anno ed ancora La donna della domenica di Luigi Comencini, sempre di quell'anno. E poi c'è Il ruolo della vita, l'indimenticabile Calboni nel film del 1975, sempre quell'anno dei suoi 50 anni. Fantozzi, Baffetti d'ordinanza, un Don Giovanni incallito, tipica maschera italiana, Latin Lover a rivista, prepotente, soprattutto ovviamente col povero Fantozzi, Insidia la signorina Silvani e la scippa in qualche modo al ragionier Fantozzi, che comunque è un uomo sposato, e nei tre film iniziali della saga sarà prima collega della signorina Silvani, poi compagno, poi anche marito della Mazza Mauro. Ma lui disegna il personaggio come un traditore patologico, una persona di cui non ci si può fidare, uno sparapalle pronto a tutto, un ruffiano, un personaggio al quale ovviamente Anatrelli porta tutta la sua esperienza, i suoi tempi comici che ha imparato in tanti anni di gavetta. La sua gestualità è psicologicamente accurata, il suo entrare in scena è prepotente. La sua maschera è sì comica, ma antipatica, e comunque è una maschera, il suo personaggio, esplosiva. Insomma, il suo personaggio, quello di Calboni, si integra perfettamente con gli altri due protagonisti del film. Innanzitutto il ragionier Filini, Gigi Reder, e soprattutto, ovviamente, Paolo Villaggio, che interpreta Fantozzi. I tre danno vita ad un sodalizio che segnerà praticamente i primi tre film della saga e avrà il suo apice nella famosa serata in un locale molto discutibile dove i tre daranno davvero il meglio. È il secondo film della saga, il secondo tragico Fantozzi del 1976. A questo film seguirà poi un'altra sua memorabile piccola interpretazione nel film Tre tigri contro tre tigri
e nel 1977 è in scena con Bud Spencer nel film Lo chiamavano Bulldozer. Segue poi il terzo film della saga, Fantozzi contro tutti, è il 1980. Al cinema e al teatro abbina anche la televisione, partecipa infatti anche a numerosi sceneggiati televisivi a partire da metà degli anni 70. Tra i più importanti ricordiamo il Marsigliese del 1975, dove interpreta il ruolo di un camorrista, Pascalino Agnone, ed ancora Storia della Camorra del 1978, oppure L'eredità della Priora del 1980, tutti sceneggiati televisivi trasmessi dalla Rai. Giuseppe è all'apice della sua carriera, probabilmente non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, ad ogni modo inizia ad essere conosciuto, ma proprio in quel momento muore d'infarto improvvisamente. È la notte del 25 ottobre del 1981. Muore nella sua casa a Napoli, in via Colli Aminei. Viveva con la sorella. È sepolto oggi nel cimitero di Miano, a Napoli. A lui viene dedicato il quarto film della saga di Fantozzi. Fantozzi subisce ancora, 2 anni dopo la sua morte, è il 1983. Tra l'altro, in quel film, il quarto della saga, il personaggio viene assegnato a Riccardo Garrone, attore bravissimo, ma che non riesce a dare l'impronta dell'istrionismo di Anatrelli. Personaggio che, ricordiamo, per dirla con le parole di Fantozzi, doveva essere disinibito, odiosissimo, stronzo, bugiardo. E ovviamente, disegnando questo personaggio, Giuseppe Anatrelli era perfetto per questo ruolo. E così, con il tentativo di sostituire Anatrelli con Garrone, interpretando il personaggio di Calboni, succede dopo il quarto episodio quello che a volte succede nello sport, ossia quando una squadra ritira una maglia di un campionissimo che l'ha indossata. Infatti, dopo il quarto film, dal quinto in poi, il personaggio di Calboni non sarà più presente, perché secondo lo stesso Paolo Villaggio quel personaggio di Calboni sarà sempre soltanto comunque impersonato nell'immaginario di Giuseppe Anatrelli. Insomma, con Giuseppe Anatrelli il destino è stato beffardo, la morte lo ha colto quando stava per raggiungere l'apice della sua carriera, quando stava per dimostrare a tutti le sue capacità attoriali, certo probabilmente di caratterista, ma comunque di attore brillante, di un attore in qualche modo che poteva imporre con la sua figura un certo tipico personaggio all'italiana. E così, parafrasando un vecchio aforisma, possiamo dire: se non c'è dato scegliere o destino nostro, c'è dato scegliere che le cresciamo a Timmarint. E dentro, certamente, il mondo dello spettacolo, Giuseppe Anatrelli ha sicuramente lasciato la sua impronta. A domani.